Avete visto il cavallo su cui è entrato Benigni? Bello, alto, possente, bianco. Mi era venuta un'idea venerdì e ho detto, beh, vorrei entrare con un cavallo bianco, bello, fare questa cosa. Io sono da cavallo. Partiamo dalle zampe. Vabbè, sono un po' bianche, diciamo, un po' meticce. Alza un po' la camera, Giovanni, quanti centimetri? Ecco, saranno 40 centimetri. Poi ho detto, prendetemi un cavallo poderoso che dia tutto proprio il senso della potenza estrema, della forza con la quale è entrato poi Benigni, avete visto? Questo quanto magna? Guarda che pancia. Ma poi ho detto, è essenziale che il cavallo sia bianco. Perché? Bianco Benigni, bianco, eccolo, guardatelo. Ma guardate, cioè di bianco ha solo il muso. Ora, per carità, se tanto mi dà tanto, è alto un metro. Se tanto mi dà tanto, hanno trovato un pony. Allora, io cosa faccio? Vado a prenderlo, perché è tanto carino, ma cioè, tutto quello che avevo pensato svanisce. Vengo a prenderlo, venga, eccolo qua, facciamo un applauso lieve, lieve, lieve. Vieni, vieni amore, vieni qua. Vieni, ecco qua, guardate, guardate il trionfo di un'entrata. Ecco, ti chiederei. Bravo, beh, vedi, sì, già gira. Già gira è in automatico, cioè è intelligente, sarà pony, ma è intelligente, cioè si è girato in automatico. Mi hanno detto che ti chiami Pioggia, hai visto il tempo che c'è in giro, è l'unica cosa azzeccata del nome, diciamo che il nome è azzeccato Pioggia, eh? Poi si è fatto anche lo shampoo. Il problema è che e tutto quello. Sei diverso da come avevo chiesto, però sei molto carino. Guarda che è un gioiello, guarda che bello. Ecco qua, mangia qui, mordi qua, quello che vuoi. Allora, il mio pensiero è questo. Adesso io non so se vai a trovare Baglioni per caso su a Sanremo. Nessuno ci veda un simbolismo con un mio ritorno in Rai col cavallo, perché questo non ha niente a che fare col cavallo di Messina lì a via.